Barone Vassallo, buongiorno a tutti. Siamo all'11 febbraio 2024. E allora, noi sappiamo che in Italia c'è una sorta di legge scritta che quando parla una donna viene sempre presa in maggiore considerazione, o magari anche più rispettata, rispetto a quando parla un uomo. Andiamo a sentire la grande Ornella Mariani cosa ha da dire su di una senatrice a vita che non ha dimostrato molto di essere super partes o comunque di rispettare la convenzione che dovrebbe rispettare relativamente a quel ruolo. Senatrice Liliana Segre, lei, sconosciuta ai più fino a qualche anno fa, malgrado la sua storia privata, cui va tutto il mio rispetto, proprio per l'esperienza che l'ha segnata, dovrebbe protestare per il linciaggio morale cui è stato ed è sottoposto mezzo paese. Al contrario, lei travalica la soglia dell'anonimato per prestarsi ad una sterile campagna di odio e, al pari di tal professor Crisanti, transitato dal Covid al Senato, lungi dal chiedere scusa ai cosiddetti Novax, lamenta non adeguate, non sufficientemente severe misure contro essi, spingendo ancora in direzione della contrapposizione sociale, restando forse la sola deportazione a margine degli insulti, delle limitazioni delle libertà, della alienazione dei diritti subiti. Io temo le sfugga e mi permetto di ricordarle che anche noi Novax concorriamo al suo incasso di quel cespite mensile di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge una diaria di 3.500 euro circa, cui si aggiunge un rimborso spese di 4.200 euro circa per l'esercizio del mandato, cui si aggiunge ancora la cifra di 1.650 euro, sempre mensili, forfettari per telefonia e trasporti. Allora, senatrice Segre, lei ci deve rispetto, come ce le deve quel capo di Stato Maggiore Generale Luca Goretti, dal quale attendiamo pazientemente qualche pur dovuto chiarimento sul materiale tossico sparso da aviocargo impegnati nelle cosiddette missioni aerosol. Ad entrambi dico che il rispetto, che non avesse ragioni di reciprocità, non ha alcun titolo ad essere preteso. Capito, signora Segre? Capito, generale Goretti? Allora, generale Goretti. Chi è il generale Goretti? Il generale Goretti è un liscio generale il quale ha chiaramente espresso il fatto che per diminuire la temperatura terrestre bisogna spruzzare dell'aerosol, quelli che i complottisti chiamano scie chimiche, sopra al Polo Nord, sopra l'Antartide, in modo tale che il minore influsso di raggi solari facciano diminuire la temperatura terrestre ed aumentare di nuovo i ghiacciai. Ha candidamente espresso il fatto che le scie chimiche esistono.
Ma chiuso argomento, non parliamo di queste cose le quali se non abbiamo, io amo molto sempre portare dei dati di fatto. Sulle scie chimiche i dati di fatto ci sono, ma per alcuni particolari non sono proprio confermate, quindi mi fermo qui. A riguardo della signora senatrice a vita citata nel discorso, io ho una mia opinione verso il prossimo. Da 25 anni a contatto con il pubblico, ho messo a fuoco il più delle volte in maniera esattamente giusta il carattere e le volontà delle persone. Mi spiego. Quando una persona ha subito un torto dalla vita, che può essere un torto dovuto alla natura, può essere un torto dovuto alle persone che ha incontrato nella vita. Parliamo di persone che hanno perso casa, magari per colpa degli eventi catastrofici della natura, oppure persone sempre relativamente alla casa. Hanno perso la casa per il gesto, l'atto di un'altra persona. Nella vita ho riscontrato che ci sono due tipi di persone. Quelle che quando possono rivalersi del male subito, cercano di tutto per vivere bene, stare felici e non dare fastidio a nessuno. Invece ci sono altre persone che quando raggiungono uno stile di vita, una posizione di vita più positiva, più bella, migliore, conservano dentro di loro l'odio verso il prossimo. Di questo secondo tipo di persone bisogna stare molto, ma molto attenti. Perché? Perché non c'è peggior personaggio di chi in quello che fa di negativo ne vede una giusta causa. Quello è l'elemento più pericoloso della vita. Quando tu nel fare del male al prossimo ci vedi una tua giusta causa, giustificata anche dal fatto che hai sofferto, quelle sono persone da tenere lontane. E come vi ho detto mille volte, tra i tanti racconti e anche le persone che ho conosciuto di persona, ho sempre detto che tra coloro che hanno subito la Shoah, la persona più brava, secondo me in assoluto, una persona buona, una persona che veramente vuole vivere nell'accordo, nel bene, è soltanto Sami Modiano, che io ho conosciuto di persona. Le altre persone, in tutti gli altri racconti, ho visto una punta di grande odio, il che, oltre a dispiacermi, un po' mi preoccupa davvero. E forse, Ornella Mariani la pensa in parte come me. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.